Sindaco Biasi è ufficiale dopo 5 anni di amministrazione che ha visto cambiare l'aspetto a Valle Crosia, si ricandida sindaco. Sì, diciamo che mi ero preso un impegno coi cittadini. Chi mi conosce sa che per me la parola è un punto di riferimento di vita. 5 anni fa dissi ai miei cittadini: mi candido a condizione che questa città la cambiamo. E devo dire che dopo questo mandato amministrativo mi sento orgoglioso di ripresentarmi per chiedere la fiducia ai cittadini, per continuare a lavorare in quell'idea che Valle Crosa non poteva e non può essere considerata una città di mezzo, una città dormitorio, una città di passaggio, perché noi siamo orgogliosi di quello che Valle Crosa è stato, ma di quello che sta accadendo per farla diventare sempre più bella. I 50 e oltre bandi pubblici, oggi mi è arrivata la delibera regionale approvata venerdì 3 marzo, in cui era ciliegina, quando uno si presenta in campagna elettorale, di altri 760.000 euro che la Regione ci ha finanziato per Via Don Bosco. Sì, Via Don Bosco è quella via dove qualcuno si divertiva a raccogliere le firme dicendo che sarebbe stata una porcheria. Invece, guarda caso, la Regione ci riconosce il lotto 2, che è il marciapiede di Levante, e il lotto 3, che è il parcheggio, perché Via Don Bosco sarà dotata di 120 posti auto completamente a norma, asfaltati, illuminati, videosorvegliati, e l'importante novità di un marciapiede che collegherà la via Don Bosco con via Roma, un'opera che da tempo si aspettava. Quindi, come vi dicevo, tante tante opere, perché abbiamo riqualificato la passeggiata a mare, e nel nostro programma ci sarà di arrivare fino a Camporosso nell'intera riqualificazione. Abbiamo riqualificato le scuole, nuova scuola media, stiamo per completare la biblioteca, e abbiamo ovviamente importanti progettualità sia per il centro storico, sia con un finanziamento pressoché vinto, siamo primi in graduatoria a livello regionale, per la zona della piazza dell'ex Mercato dei Fiori. Sono altri 2.400.000 euro. Se faccio la somma di piccoli, medi e grandi finanziamenti ottenuti in questi 5 anni, parliamo di oltre 20 milioni di euro. L'altro aspetto è perché chiederò fiducia a voi cittadini, che già mi siete stati molto a fianco in questi 5 anni, perché la mia squadra, cittadini in comune, si ripresenta compatta. Avete visto in altri comuni quante volte si divide la maggioranza, metà da una parte, metà dall'altra? No, noi siamo uniti. Gli stesse persone che hanno amministrato, con 4 nuove new entry che rafforzeranno quell'idea di competenza, capacità e voglia, cuore, tanto cuore per la nostra città, di andare in questa direzione. Quindi oggi, con massima, diciamo, felicità e gioia, mi ripresento alla popolazione come candidato sindaco per il simbolo cittadini in comune, perché io sono l'allenatore di una squadra, siamo dei cittadini che si stanno prestando per il bene comune. Quindi la squadra l'ho presentata quest'oggi, ci sarà poi un giorno dedicato a loro, perché è giusto che i candidati abbiano il loro spazio per presentarsi, ma a 2 mesi delle elezioni oggi confermo la mia candidatura, confermo che i progetti vanno avanti, che verranno finanziati oltre a quelli che sono stati già finanziati. In queste settimane partiranno 7 cantieri per la città, oltre a quelli che sono altri 20 partiti precedentemente. Quindi, per non farla troppo lunga, sicuramente ho la consapevolezza di aver lavorato bene, ho l'idea che la continuità, quindi votateci, votatemi per continuare a lavorare per il bene di Valle Crosia, e vi prometto, come ho fatto in questi 5 anni, che nella campagna elettorale non scenderò in polemiche, spiegherò, come sempre faccio con l'Armando in forma, tutti i passi della campagna elettorale, delle cose fatte, e lascerò ad altri le polemiche e i tentativi di strumentalizzare ogni successo di questa amministrazione.